diciamo, è veramente come dire un piacere, perché è proprio un incontro fra due creatività, ecco, possiamo dire. E chiaramente ci scusiamo perché in modo ci troviamo a presentare 11 vini e non è semplicissimo, no? Magari il format delle serate fatte in precedenza era, diciamo, riguardava un vino che veniva abbinato, diciamo, con vari piatti. E allora, diciamo, proprio anche parlando ieri così con gli chef, abbiamo pensato di trovare una soluzione che magari forse può essere un pochino meno tradizionale, ma che però, ecco, può lo stesso essere un buon suggerimento. Ecco. Allora, intanto noi ci troviamo ad avere un territorio che produce appunto dei vini rosati che possiamo dire a tre anime. Questa divisione ci è stata anche suggerita da un'esperta, diciamo, di vini rosati, così a livello europeo, che è Elisa Regabè, che diciamo, a suo tempo ha assaggiato anche i nostri rosati e in qualche modo, ecco, ha definito queste cose. Noi abbiamo dei rosati da vitigni tradizionali, che sono appunto, diciamo, i vitigni appunto bordolesi, il Merlot, Cabernet, Franc e Syrah. Poi abbiamo dei rosati fatti con vitigni autoctoni e dobbiamo dire che stasera abbiamo, diciamo, Grenache e Pugnitello. E poi abbiamo i vitigni, diciamo, i rosati fatti con il tradizionale Sangiovese. Allora, abbiamo pensato, qui appunto abbiamo stasera appunto come azienda, abbiamo l'azienda Belguardo che produce, abbiamo l'azienda Mazzè che produce un rosato Belguardo di Sangiovese e Syrah. E poi abbiamo l'azienda Monteti che produce il Thiem Rosé che è a base di Merlot e Cabernet Franc. Poi abbiamo la vigna sul mare che produce l'Almar e che è un metodo Charmat. E noi abbiamo pensato che questi tre vini potrebbero essere abbinati, ad esempio, con un'entrata o con una mousse bouche. Successivamente abbiamo diciamo, i vini diciamo, dai vitigni autoctoni e noi abbiamo il Pugnitello dell'azienda Enoforia, che è veramente particolare perché è l'unico Pugnitello sicuramente che viene prodotto in Maremma, ma uno dei pochissimi Pugnitelli diciamo rosati. E poi abbiamo l'azienda Casavic che produce appunto il Vedo Rosa che è a base di Grenache, Viegale che produce Charlie Beau, che è sempre anche questo a base di Grenache, e l'azienda Bruni, che produce Soffio, sempre a base di Grenache. E poi abbiamo invece gli ultimi quattro rosati a base di Sangiovese, che sono appunto lo staccione della tenuta Montauto, Maurice Farm con Rosamundi, San Michele numero 3 dell'azienda Poggio La Parita e Stellata di Macabuglia dell'azienda Macabuglia. Allora, per cui diciamo che questi saranno abbinati con dei secondi piatti. Allora, una cosa diciamo interessante diciamo appunto di questo incontro è anche in qualche modo mettere in evidenza diciamo, la qualità che è di questi vini rosati. Io prima, quando ricordavo di questi incontri a Monica del Garda, una delle appunto in un territorio appunto dove c'è una bella appunto vocazione per il vino rosato, ecco, c'era una cosa che uno coglieva proprio veramente questo entusiasmo nei nostri banchi d'assaggio. E questo, devo dire, è stato per noi un grande punto effettivamente, diciamo, di coraggio, perché comunque ha permesso appunto di andare avanti in questo progetto. Un'altra cosa che noi ci troviamo invece a fare appunto sul territorio è quella di appunto di partecipare ad alcune manifestazioni tipo Music and Wine, e all'occasione magari saluto anche il maestro Lanzini che è sicuramente collegato, perché anche questi poi sono invece dei momenti che aiutano a
appunto a dare una, diciamo, a far conoscere questo vino che è una cosa interessante da dire, nell'arco di questi 6 anni, diciamo, è molto migliorato per qualità. A questo punto io non so se c'è Passerotti, che vuol dire qualcosa, Gabriele. Buonasera a tutti. No, colgo l'occasione per ringraziare e penso che sia giusto andare avanti con il programma, con la scaletta. Bene. Allora, c'era il nostro presidente, aveva accennato che chiaramente il vino rosato è un vino che ora comincia a suscitare un certo interesse, però diciamo c'è un grande pregiudizio. E questo, diciamo, è uno un po' dei punti dolenti. Infatti, una cosa che noi ci siamo trovati così a volte, così ci siamo resi conto, è che vabbè, innanzitutto non c'è un grande consumo in zona, diciamo che è un vino che viene molto spesso apprezzato all'estero, cioè ci sono alcuni paesi che sono estremamente appassionati di vino rosato. Talvolta, non so per quale ragione, questa anzi magari sarebbe anche una domanda interessante da rivolgere, diciamo, a chi sta partecipando a questo webinar, si pensa appunto che un vino rosato sia un vino appunto così, in qualche modo un po' a metà, ecco, che non abbia quasi un carattere, ecco. Invece quello che diciamo, mi sento veramente proprio di sottolineare, anche in qualche modo, chiaramente anche da sommelier, è che veramente, cioè, oltre ad averci avuto noi una grande, grande crescita di qualità nell'arco di questi anni, è un vino che pure può dare una grande, grande soddisfazione, cioè è un vino che ti dà proprio un piacere a berlo, sia magari come aperitivo, sia in abbinamento ad alcuni piatti. E oltretutto, per vari motivi, noi ci troviamo così ad avere proprio una qualità, diciamo, di produzione che per certi aspetti non dico che sia casuale, però è dovuta anche a certi fattori molto precisi. Allora, questi fattori quali sono? Noi siamo in un territorio, magari dopo lo vedremo perché sono fatta prestare una cartina molto importante. Noi siamo in un territorio che ha una ricchissima varietà geologica. Questo permette effettivamente di creare, insieme effettivamente a una grande varietà di microclivi, un'importante biodiversità. Cioè il vino rosato è quel tipo di vino, come abbiamo messo ad esempio anche nella locandina semplice, però voi sapete che le cose semplici sono le cose più difficili, proprio perché un vino semplice è quello che a un certo punto deve veramente avere una grande perfezione, sia diciamo nella vigna. Allora, chiaramente va da sé che la Maremma sia un territorio che da un punto di vista ambientale, diciamo, gode di un naturale equilibrio, semplicemente perché è stata una zona disabitata, è stata una zona che non ha mai avuto uno sviluppo industriale, però è ovvio che oggi abbiamo sia per la grande quantità di bosco, sia per la scarsa densità di popolazione, per tutto, siamo in un territorio estremamente importante. Per cui abbiamo, diciamo, un ambiente estremamente sostenibile intorno, ma abbiamo anche poi una grande attenzione, diciamo, nel lavoro in vigna. Proprio parlando anche negli ultimi giorni, così, con alcuni produttori, così ripercorrendo anche come era stato, ad esempio, l'annata del 2020, ecco, quello che ci tengo a sottolineare è che praticamente viene questo progetto del vino rosato, viene innanzitutto fatto, ad esempio, nella vigna, per cui c'è molto spesso proprio una cura particolare, una scelta talvolta anche dell'impianto. Spesso si usano delle vigne che hanno almeno 15 anni, cioè diciamo che ci sono proprio una serie di attenzioni che fanno sì che questa uva venga veramente raccolta nella migliore condizione. C'è chiaramente anche una vendemmia leggermente anticipata, perché come sappiamo il vino rosato deve avere comunque una componente di freschezza importante. Questa grande attenzione che avviene, ad esempio, nel lavoro in vigna, e non c'è un'azienda che non faccia la raccolta, cioè tutte le aziende fanno la raccolta manuale, una raccolta manuale con la cas in cassetta, cioè per cui una raccolta manuale dove veramente, ecco, c'è proprio un'attenzione, ecco, per talvolta anche magari scegliendo fasce orarie particolari.
questa stessa attenzione viene poi usata nella cantina. Per cui, anche perché noi ci troviamo oggi, anche lì per una serie di circostanze favorevoli, ad avere un periodo in cui abbiamo veramente una grande creatività, ecco, nel lavoro in cantina. Per cui, diciamo, quello che è interessante è appunto cogliere, ripeto, questo in qualche modo proprio questo, cioè questa ricchezza proprio di qualità che hanno i vini rosati, ma anche poi la dinamicità, perché questi vini rosati non solo, diciamo, sono buoni e interessanti, ma hanno anche, come dire, un'evoluzione, perché assaggiandoli anche da un anno all'altro, ci rendiamo conto che ci sono delle, come dire, delle piccole attenzioni che vengono introdotte e che sono veramente, ecco, migliorative. Ecco. Mi verrebbe quasi da lanciare una specie di proposta, magari alla nostra scuola europea, non so, appena sarà chiaramente possibile, di fare magari una verticale di questi vini rosati. Sia per apprezzare veramente, ecco, vuol dire, un'evoluzione di qualità che c'è stata nell'arco del tempo, come anche per apprezzare un'altra cosa, il fatto che alcuni di questi in realtà poi, diciamo, in qualche modo, ecco, si conservano bene anche magari dopo 2 anni, dopo 3 anni, ecco, questo qui. Per cui, diciamo, un po' per terminare questa primissima, diciamo, introduzione, aggiungo solo una cosa, che questa appunto, che è vero che noi ci troviamo in un territorio nuovo, è vero che in Italia ci sono dei territori, diciamo, giustamente molto più tradizionali, verso i quali noi abbiamo chiaramente un grande rispetto per quanto riguarda la produzione di vino rosato. Però è anche vero che la Maremma c'ha proprio questa esplosione in questo momento di, diciamo, di creatività, io uso questo termine, che veramente la rende interessante. Pensando che veramente ogni rosato, in qualche modo, diciamo, ha un po' il volto di chi lo produce, cioè nel senso che ogni rosato ha comunque un suo carattere. Ecco, se dovessi dire proprio. Ecco, sono dei rosati di carattere. Bene, io a questo punto magari passerei la parola a qualcun altro. Cosa dici, Marco? Non lo so, se vogliamo fare una carrellata dopo averli elencati, non so se devi dire altro, mi avevi mandato delle slide. Possiamo un attimo vedere. Sì, facciamo un attimo una piccola carrellata dei vini. Allora, come abbiamo detto, i primi 3 vini saranno di vitigni internazionali. Allora abbiamo l'azienda Mazzei che produce Belguardo, che fa proprio un Sangiovese, che fa un rosato fatto di Syrah e di Sangiovese, 50 e 50. E sappiamo tutti che il Syrah e il Sangiovese è una delle combinazioni, diciamo, anche estremamente interessanti per quanto riguarda il vino rosso. Ecco, una cosa che dico è che, per esempio, l'azienda, a parte molti sanno chiaramente, conoscono la Maremma, per cui sapranno anche, diciamo, identificarla. L'azienda si trova nel comune di Megliano, in particolare a Monte Bottiglie, per cui siamo nella zona di Montiano, ecco, per cui siamo nella fascia collinare della Maremma. Ecco, poi abbiamo invece, sempre tra gli internazionali, abbiamo il TM Rosé dell'azienda tenuta a Monteti. Che si trova a Capalbio e questo è prodotto da un blend di 80% di Merlot e 20% di Cabernet Franc. Ecco, anche qui appunto è un vino che appunto che ha una cura estremamente premurosa, estremamente attenta, appunto già nel lavoro in vigna, già nella raccolta, oltre che nella vinificazione. Stasera è interessante perché è l'unico vino che è già stato imbottigliato del 2020, per cui sarà l'unica produzione del 2020, diciamo, a disposizione degli chef. E poi abbiamo l'Almar, che ha un vino base, anche questo di vitigni internazionali, che
con una percentuale anche di Sangiovese, per cui questo e gli altri due sono il Syrah e il Cabernet Sauvignon, e che poi viene spumantizzato con il metodo Martinotti. Loro, l'azienda, fa anche un metodo classico, sempre con la stesso, diciamo, più o meno con lo stesso uvaggio, che ha un invecchiamento, diciamo, di 60 mesi, per cui è un metodo classico molto importante. Ecco, e ora passiamo invece ai vitigni autoctoni. Allora, il Pugnitello, saprete che, diciamo, è un vitigno maremmano, infatti, diciamo, i produttori sono dei custodi siamo anche proprio custodi appunto di questo vitigno. La volta diciamo, prima di Natale c'era diciamo, questo vitigno l'abbiamo sentito vinificato in rosso, diciamo, che l'altra, diciamo, qui abbiamo altre aziende appunto che lo possono vinificare in rosso. In questo caso è l'unico vitigno vinificato in rosato e Pugnitello perché ha una misura che può stare in una mano, ecco, questa è la particolarità. Questo è il primo anno di produzione. Poi abbiamo Charlie Beau, che è dell'azienda Diegale e che è a base di Grenache. Allora, una cosa che dobbiamo dire è che noi avremo tre Grenache, abbiamo il Charlie Beau e altri due, diciamo, le uve crescono in zone diverse. Ad esempio, Charlie Beau poi si trova nel comune di Civitella Marittima, circa 300 metri, però in un territorio dove ci sono delle grandi escursioni, anche se è vero che un po' tutta la Maremma, per motivi vari, per motivi di brezza di mare e così via, ha comunque delle grandi escursioni che permettono effettivamente, diciamo, una buona maturazione dell'uva. Ecco. Per cui abbiamo appunto il Charlie Beau dell'azienda Diegale, a base di Grenache o Alicante. Poi abbiamo il vedo rosa dell'azienda Casavic. Qui colgo l'occasione per dire che Casavic è la casa di Viviane e Claudio, insomma, e loro hanno queste vigne a 500 metri nel comune di Scanzano, per cui siamo su un terreno anche qui quasi freddo, so che proprio si appoggia siamo sul versante quasi della Miata, ecco. E anche questa è a base di Grenache, vedo rosa. Poi abbiamo il soffio dell'azienda Bruni, e anche questo appunto a base di Grenache. Qui invece torniamo in un territorio quasi pianeggiante, anche se c'è una collina perché siamo sugli 80 metri sul livello del mare, e siamo nel comune di Orbetello. A questo punto passiamo invece ai Sangiovesi. Ecco, e abbiamo appunto il Sangiovese, lo staccione dell'azienda Tenuta Montauto, che si trova nel comune di Manciano. In un territorio molto, molto particolare, poi vedremo appunto da un punto di vista geologico, ma anche da un punto di vista climatico, perché apparentemente in linea d'aria non sarebbe lontanissimo dal mare, però ci sono delle correnti che rendono veramente questa azienda proprio particolare, ecco. Abbiamo poi Rosamundi, di Moris Parma, e la produzione di questo rosato, è nel comune di Massa Marittima, per cui siamo, diciamo, nel pieno delle colline metallifere, ecco. Già il nome indica effettivamente anche qui la ricchezza, diciamo, del territorio e del suolo, ecco. Anche qui in un contesto estremamente, come dire, estremamente importante da un punto di vista ambientale, ma questo avviene talmente spesso in Maremma che tra poco quasi non fa notizia, no? Queste belle distese di macchia mediterranea che circondano queste aziende, ecco. Poi abbiamo una piccolissima azienda di 1,5 ettaro che ha fatto uno dei primi vini rosati della Maremma, che è il San Michele numero 3. E vabbè, per inciso è stata anche l'azienda che ci ha portato da noi a Monica del Garda, perché loro già la frequentavano, e che appunto produce questo vino rosato, diciamo, sangiovese, anche loro in purezza. E poi chiudiamo con la stellata di Macchia Buglia, che si trova, diciamo, nella zona di Capalbio, e anche questo è un Sangiovese,
un sangiovese appunto in purezza e vinificato in rosa. Bene. Allora, cosa Elisabetta, non so se ti hai mi finito sentirete, ecco, l'intervento. direi un piccolo aneddoto, magari visto che siamo ancora, posso avere ancora 2 minuti, magari, è che proprio a Moriga del Garda mi capitò. Sì, passi. Sì, io posso aver finito per ora, assolutamente, così No, no, lasciamo prego, stare. prego, vai, vai avanti, vai avanti. No, ricordavo che devo dire, ecco, che a volte, ecco, buttavo anche una provocazione, ecco, mi è capitato appunto di sentire una critica, appunto mi ricordo che fu questo persona che degustò questi nostri sangiovesi, dicendo che il sangiovese non aveva una vocazione, ecco, nella vinificazione in rosa. Ecco, diciamo, a distanza di qualche anno effettivamente, diciamo, questo commento, ecco, risulta quanto mai errato, ecco, questo è, mi sento un po' di dire. Io lascerei la parola agli altri anche magari Sì, sicuramente c'era Nicola Locci, che è il nostro tuscanista, che voleva intervenire. Passo la parola a Nicola. Certo. Motivato la scuola sommelier e Maremma Miz e anche questa associazione per questo spaccato così interessante per me questa sera, anche perché diciamo che un po' più della metà dei vini li conosco fin dalla prima uscita e gli altri invece non li conosco per niente, li ho conosciuti oggi e questo dunque è un contrasto interessantissimo per me. Per iniziare volevo fare un piccolo spaccato un po' sul vino rosato e rispondere un po' alle questioni che avete detto circa i pregiudizi, un po' la storia del rosé in Italia e dal mio piccolo fronte che io ho un percorso di 20 anni all'estero e 20 anni in Italia e quindi potrei indicare un po' qual è la percezione appunto all'estero in Italia sia nell'hotellerie che nella piccola ristorazione. Praticamente in Italia è un vino che dagli anni 20-30 il rosato non ha mai avuto un'identità ben precisa, ma c'è sempre una gran ragione alle cose, no? Perché era un po' stretto tra il bianco e il rosso, no? Tra i rossi del Piemonte e i rossi della Toscana, i grandi bianchi del Friuli e del Veneto, e naturalmente non c'era spazio per questo vino. Invece in Francia, fin da quegli anni, aveva una grande identità ben precisa con la Provence e con le grandi bollicine dello champagne, pensando a quello che è rappresentato anche dall'Ottocento e Novecento, il Cru Grosé e il Dom Pérignon Rosé, quindi di là c'era una grandissima identità e da noi era considerato un sottoprodotto, oppure a volte era negli anni 30, 40, 50 un esercizio di stile degli enologi, no? Ecco, oppure ancora erano legati alla ricetta. A quella leggenda del prete che rubò per la messa un po' di vino dai tini, che ancora era troppo presto e quindi era rosato, e in qualche maniera c'era questa leggenda che il vino rosato nacque da lì. Insomma, ecco, questo è un po' da dove siamo partiti. Facendo un salto fino agli anni 90, quando nessuno lo chiedeva, appena siamo entrati negli anni 2000, praticamente con l'evento delle bollicine, no? Con la grande richiesta delle bollicine, è lì che c'è stata una richiesta, è iniziata ad esserci una richiesta ben precisa anche per i rosati. E quello interessante che io trovo per questa associazione maremmana è che proprio praticamente attorno al 2006-2010 è entrata in castro, no? Cioè, e quindi ha dato una grande identità a questi rosati di Maremma quando iniziava appunto la tendenza. I miti da sfatare quali sono? Che principalmente il grande mito era quello che era solamente un vino da donne e è inaccettabile che sia sessista, quando ancora ci sono però delle documentazioni ben precise che le prime etichette di rosato a livello, diciamo, commerciale in Italia fu fatta la prima nel 1943.
da un'azienda che si chiamava Five Roses, e in onore delle truppe americane, quindi niente a che vedere con le donne, ma quindi con l'uomo proprio. E ancora esiste questa etichetta. Un altro mito è che va bevuto giovane, quando in realtà si può cogliere anche quando è evoluto e bere quei sentori di spezia, di cannella e di garofano, oppure quando in Italia veniva concepito solamente a San Valentino, o altro ancora limitarlo a un vino estivo. In Francia a dicembre si beve rosato, specialmente a Natale. Quindi c'è una contraddizione continua, è proprio uno scambio di identità. E poi, pensando anche che non è rosa, cioè le sue sfumature sono infinite, dal viola all'aranciato, al violetto, al chiaretto. Quindi, secondo me, in Italia è stato un po' messo sottotono da tutti questi falsi miti e finalmente ne è uscito. Io penso che da qui a 10-20 anni comincerà ad avere un'identità ben precisa, e in particolare come a territorio come la Maremma, ecco, perché hanno questa grande versatilità, dove per esempio abbiamo un vantaggio rispetto al Chianti, rispetto a Montalcino, rispetto a Montepulciano, rispetto a Bolgheri, che lì il terreno è tutto uguale a grandi linee. Qui la parcellizzazione zonale è completamente differenza, perché possiamo trovare dei rosé, come sono rimasto stupito, della costa, estremamente salini e con una sapidità incredibile, salendo poi ai minerali fino alle montagne. Ecco. Il plus della Maremma credo che sia questo, insomma, ecco, quello che ha detto Elisabetta, ecco, appunto, questa grande diversità. E anch'io sono d'accordo con il grande carattere e che seguono molto la filosofia aziendale dell'azienda stessa, ecco, cioè hanno proprio un filo ben preciso, e questo perché credo che rispetta la Maremma schietta proprio, no? Ecco. Un altro punto essenziale che volevo sottolineare è che fino agli anni 90, per esempio, in Francia veniva consumato il 35% della produzione mondiale dei rosé, negli Stati Uniti il 16%, in Germania e in Inghilterra il 10% e in Italia solo il 3%. Quindi credo che anche gli studi di settore e il marketing in qualche maniera hanno iniziato negli anni 2000 a guardare a questo e capire che c'era qualcosa che non funzionava. Ecco. Quindi una serie di cose che piano piano sta creando un'identità ben precisa. Rispetto al lavoro di questa sera, volevo ringraziare questa piattaforma, perché in qualche maniera a me e ai chef ci ha dato modo di lavorare insieme, no? È come se nella realtà io, Emiliano, Giampiero e Francesco lavoriamo in tre ristoranti diversi, e questa sera abbiamo lavorato in team, perché essendo 11 vini non era facile trovare un accordo su tutti per abbinare vini, e quindi era come se lavorassimo solamente in un ristorante, e quindi siamo un po' tutti usciti dagli schemi all'interno di un contenitore, e per questo vi volevo ringraziare. Grazie Nicola, non so se c'era Luca Ciccarelli che voleva fare un intervento lui, oppure se ci sono domande da parte di qualcuno, altrimenti passiamo direttamente a vedere che cosa ci ha preparato, che cosa ci hanno preparato gli chef. Vedo Luca comunque ha aperto il microfono, quindi probabilmente Luca. Sì, no, io ho veramente, è stata una discussione interessante, perché l'argomento dei rosati è un argomento poco battuto, e quindi è interessantissimo che stasera ci siano persone in grado di raccontarceli in maniera così esaustiva e anche molto, devo dire, profonda e interessante. E questo mi stimola una domanda, non so chi vuole rispondere, ma è una curiosità che veramente mi è scaturita. E cioè, io ho seguito con interesse l'evoluzione, diciamo, della consapevolezza e anche del mercato poi nei confronti dei rosati. La domanda che mi pongo è, l'avete un po' detto fra le righe, ci sono alcune aziende che hanno, diciamo, aperto la breccia, hanno voluto rischiare anche un mercato nuovo, altre che l'hanno fatto, lo dico senza naturalmente volerle sminuire, ma per ampiezza di catalogo, ecco, per avere anche il rosato. La domanda che mi faccio io è: come stanno reagendo le aziende a questa mutata percezione da parte del mercato, soprattutto sia in termini di gamma, ma soprattutto in termini di prodotto, cioè l'evoluzione del rosato, specialmente in una zona come la nostra,
rispetto appunto a quando si faceva per averlo. Oggi qual è la caratteristica del rosato che si fa effettivamente perché ci si aspetta una risposta del mercato? È cambiato il vino, è cambiato il modo di farlo e è cambiata anche forse la fascia di mercato a cui ci si riferisce. Allora, posso rispondere? Non so, cioè qual... Allora, diciamo questo, che ti ringrazio Luca intanto di questa domanda perché è estremamente interessante e permette anche di dire una cosa. Stranamente la Maremma non ha avuto, diciamo, questa tendenza del mercato, cioè nel senso è vero che sappiamo bene che il vino rosato si può fare in due modi, si può fare da salasso oppure, diciamo, da una fermentazione, cioè più leggera sulle pucce. E chiaramente nel... così intorno all'inizio, diciamo, sono stati usati entrambi chiaramente i metodi che poi comunque sono dei metodi che possono lo stesso portare ad una buona qualità, ecco. Però quello che poteva essere, però accanto a questo, la cosa interessante è che è stata quella che noi, come dire, ce ne siamo accorti come Rosemaris, probabilmente quasi inconsapevolmente, no? Perché magari forse anche noi all'inizio eravamo interessati a questi vini rosati perché comunque erano dei vini così che avevano una loro piacevolezza, e abbiamo avuto invece questa reazione da parte di chi li assaggiava, perché comunque effettivamente in qualche modo coglieva questa qualità, cioè dietro questi vini, quando si dice veramente un vino di carattere, e tra l'altro ecco, ringrazio molto anche Nicola Locci che ha fatto poi un completamento veramente, veramente interessante, diciamo, di questo prodotto. E quando si tratta di vino di carattere, vuol dire che veramente dietro c'è una grande ricerca, cioè quando un'azienda è lì che, come dire, controlla la vigna, che innanzitutto magari sceglie quale deve essere il pezzo di vigna che deve produrre vino rosato, che sta attento veramente alla parte della vendemmia, che fa magari la vendemmia in una particolare ora del giorno per evitare, non so, come spesso a volte avviene per i bianchi, che poi ci possa essere, ecco, tutte queste cose qui sono veramente una ricerca che veramente c'è in questo territorio, ecco, per cui effettivamente tanti vini sono veramente dei pezzi particolari, ecco, tra l'altro dei vini che da un'annata all'altra dei cambiamenti, cioè dei vini che magari un anno a volte sono meno interessanti, qualche mese dopo oppure qualche anno dopo lo diventano di più, ecco, questo esempio, per cui c'è veramente, ecco, dietro proprio una grande attenzione, ecco, e questo appunto è una cosa che diciamo che li rendono effettivamente, cioè che mostrano proprio questa qualità, ecco. Anche ad esempio nell'abbinamento, e poi magari lo vedremo anche dopo, effettivamente c'è una... noi abbiamo messo nella locandina, abbiamo detto, semplice ed elegante, come dicevo prima. Però è vero che c'è questo binomio che comunque può... Vero, Presidente? Può comunque non nascondere comunque una, non dico una complessità, però un'importanza di questo vino. Aggiungo un ultimo particolare: la Maremma per definizione è il territorio più mediterraneo della Toscana, ecco, questo va detto, per cui c'è veramente anche questa vocazione di territorio. Grazie, hai ulteriormente approfondito l'argomento in maniera molto precisa, grazie. Posso fare la voce del bottegaio? Prego, bottegaio. Posso fare la voce del bottegaio, sì? Che lo faccio da un po' di anni, quindi ho seguito un po' quella che è stata l'evoluzione del posizionamento del vino del rosato a scaffale. Ricordo soltanto che il vino rosato nasce nel Salento, imbottigliato. Sono stati i primi lì, la prima azienda a farla è stata proprio Leone De Castris con il Five Roses. Dopo di loro ha iniziato un'altra azienda che era Rivera, che era addirittura portata in giro da Gino Veronelli. E Gino Veronelli, il rosé di Rivera, l'ha fatto bere a tutta Italia negli anni Ottanta. No, non pensiate che io abbia dei ricordi personali, me l'ha raccontato mio padre questa storia. Se no pensate che sono anziano e non è così. Poi il rosato, come dire, ha avuto un momento di
di abbandono proprio nel mercato, sugli scaffali, non se ne è venduto per anni. Noi ne abbiamo avuto forse una, due, tre referenze per molti anni. Oggi stiamo vivendo quella che è un'evoluzione del mercato, e su questa evoluzione del mercato, se me lo consentite, stanno andando a cavalcare tutte le aziende, anche per quella che è fondamentalmente, qui Luca Ceccarelli ha fatto una considerazione correttissima, perché lui ha aperto un po' quello che è lo spiraglio effettivo di quella che è stata l'evoluzione del vino rosato sul mercato. Cioè, in effetti, sono le aziende che sono andate incontro a quelle che erano le esigenze del mercato. Non è stata una proposizione delle aziende. Le aziende hanno cambiato il colore del rosato. Hanno cominciato a proporlo in maniera completamente diversa, diventando molto, molto più provenzali. Questo non significa copiare, perché noi abbiamo una biodiversità che loro se la sognano, ovviamente, no? Da questo punto di vista. Ma ovviamente significa attingere a delle esperienze maggiori. Giustamente ha detto Nicola Locci, prima era soltanto provenzale, era quello che si vendeva in tutto il mondo, soprattutto sul mercato americano, era quello che si vendeva in assoluto di più. E tuttora vi dirò che il provenzale è quello che si vende di più sul mercato americano, in assoluto, a prezzi, fra le altre cose, molto molto maggiori dei nostri. Quindi c'è da fare anche una considerazione in questo senso. Loro sono stati bravi a farsi conoscere sul mercato, a farsi apprezzare. Il rosato in questo momento è molto molto richiesto dal mercato, io intendo tutte le fasce, naturalmente, perché si sono cominciato ad apprezzare occasioni di consumo che prima invece non venivano prese in considerazione. Ma vi faccio un esempio semplicissimo per quanto riguarda la nostra zona. Da noi sulla pizza si è sempre bevuto soltanto la birra. Oggi forse un 30-40% del pubblico comincia a bere il rosato, perché è correttissimo come abbinamento. Quindi stanno cominciando ad apprezzarsi quelle che sono delle occasioni di consumo, dei momenti di consumo. E non è più un non vino. Prima si tendeva molto, le aziende tendevano a farlo diventare una sorta di finto rosso, gradazioni alcoliche elevate, colore molto carico, perché doveva essere quello che soddisfaceva quello che beveva abitualmente rosso. Oggi il rosato va incontro a quella fascia di pubblico che beve abitualmente anche bianco e lo utilizza in maniera diversa. Quindi c'è stato proprio un cambiamento da questo punto di vista del mercato. Considerate, ripeto, che noi prima avevamo 2-3 referenze, oggi ne abbiamo 40 scaffali di referenze di rosati. Quindi vuol dire che la richiesta è sensibilmente aumentata, e in questo senso tutte le aziende stanno andando in quella direzione. Considerate, ho visto le foto della maggior parte dei rosati che avete mostrato, mostrano tutti quanti un colore molto provenzale, che fino a 10 anni fa era impensabile trovarlo in un rosato in Italia. Mazzei è stato il primo che ha cominciato a fare il rosato provenzale, ma fino a 10 anni fa il rosato di Mazzei, non dico che era un simil Chianti, ma quasi il Belguardo Rosé. Quindi vedete, è molto complesso il discorso da questo punto di vista. L'azienda va incontro a quelle che sono le esigenze del mercato, non ci sono delle vere e proprie proposizioni in tal senso. Non è stata una idea dell'azienda mettere il mercato. Il rosato, ha detto giustamente Luca Ceccarelli, prima era un completamento della gamma, era per andare a vendere anche all'estero. In Italia, giustamente diceva Nicola, se ne vendeva il 3%. Oggi ha una percentuale di vendita significativa e comincia a essere un discorso decisamente interessante per le aziende. E le aziende stanno producendo dei prodotti strepitosi, freschi, non più di grado alcolico elevatissimo. Una volta i rosati, guarda, io ho visto dei rosati, ancora adesso ce n'ho qualcuno in enoteca della Basilicata, che è qualcosa di terrificante. Cioè un rosato da 15 gradi, immaginate, ma ci vanno i cantuccini dentro praticamente, perché è veramente una bomba atomica. Ma la maggior parte delle aziende tendono a abbassare il grado alcolico e a renderlo un vino invece consumabile, fresco, beverino, che non distrugge più, perché quando lo bevi, fra le altre cose, freddo d'estate a 15 gradi alcolici, inevitabilmente ti addormenti sul divano. Quindi il consumo, ripeto, adesso sta abbracciando una fascia anche molto molto più larga, molto più larga. Non è il vino femminile assolutamente, anzi è il vino da abbinamento a particolari tipi di cibo. Pensatelo anche sui salumi, va benissimo, è un prodotto eccellente. Quindi
a occasioni di consumo e fra le altre cose appunto soppianta alle volte nel consumatore di rosso, soppianta il rosso che si presta, che non si presta in maniera adeguata a quelli che sono determinati abbinamenti. Sì, è vero. È vero, infatti viene, diciamo, degli abbinamenti, cioè con i salumi può essere un ottimo abbinamento, questo senz'altro. Comunque, una cosa, Francesco, ci tenevo a sottolineare per quanto riguardava questi vini della Maremma. È vero che chiaramente chi ha prodotto, cioè chi li produce, cerca anche comunque di dare, cioè di far del bene alla propria azienda, no? Per cui di fare qualcosa che chiaramente possa anche essere commerciale. Ed è vero che comunque noi qui abbiamo tutta una serie di condizioni perché questo prodotto possa essere anche, come dire, anche ben comunicato, ben presentato. Però una cosa che c'hanno questi produttori, e questo te lo dico perché ormai diciamo c'è un lavoro veramente molto vicino da 6 anni quasi, è che c'è veramente una grande cura nel farlo. E questa è una cosa che non sempre, diciamo, è così scontata. Cioè, questo ha portato effettivamente proprio un trend di qualità, una crescita di qualità, che, ti dico, in parte è sicuramente dovuta veramente a, come dire, a questo territorio così, così vocato, perché comunque è un territorio che ancora stiamo a scoprire. Cioè, nel senso, ancora stiamo cercando di capire veramente quello che può essere il microclima, come anche quello che può essere il terreno. Però accanto a questo, chi sta facendo vino qua, chi sta facendo rosati qua, c'ha veramente, come dire, delle competenze, usiamo dire tecnologiche, che sono veramente importanti. Cioè, per cui, vuoi che, magari perché la viticoltura qui è qualcosa di recente in Maremma, però veramente, ecco, c'è stata veramente una grande attenzione. Una cosa bella, questo bisogna dirlo, che forse può aver portato all'associazione e che ha permesso in qualche modo un incontro. Per cui c'è comunque anche un po' un incontro, diciamo, fra i vari produttori. E questo è sicuramente sempre qualcosa di molto positivo, ecco. Assolutamente sì, d'accordo, il confronto è fondamentale. Ma io non, figurati, la Maremma, ripeto, da questo punto di vista è sicuramente molto giovane in tal senso. Ma ti posso dire che anche in zone storicamente vocate per la produzione dei rosati, stanno cambiando completamente il registro, stanno andando incontro appunto a quelle che sono delle esigenze di mercato completamente diverse. Ah, perfino il Five Roses ha cambiato colore, guardate, rispetto a 5-6 anni fa è tutt'altra cosa. Quindi vedete che c'è molta attenzione da parte di tutti. E ci tengo a dire anche un'altra cosa: fare il vino rosato bene richiede una tecnica straordinaria, richiede una competenza tecnica straordinaria, perché è il vino, fra le altre cose, che è il più complicato, è quello che dipende molto dal terreno, sì, dal tipo di vitigno utilizzato e dal risultato finale che vuole ottenere chiaramente l'azienda. Quindi sta tutto all'enologo, all'enotecnico, cercare una soluzione per avere un prodotto equilibrato. Assolutamente. Siamo ben lontani, naturalmente, da quelli che erano i prodotti di qualche decennio fa. Qualche decennio fa si viveva di torchiati, questa è la realtà dei fatti. Considerate che un'azienda come Ruffino ha campato per 20 anni sul Rosatello, che era un torchiato, ma ne hanno vendute camionate infinite di Rosatello Ruffino, che non aveva certamente le caratteristiche dei rosati di oggi. Quindi sicuramente grande tecnica, grande evoluzione in tal senso, non c'è alcun dubbio. Poi ti dirò una cosa, io sul fatto che sia, come dire, apprezzabile negli affinamenti non sono del tutto d'accordo, proprio perché è un vino che nasce per essere consumato fresco, giovane, deve mantenere le caratteristiche del floreale, di quel fruttato qualche volta, ma soprattutto floreale, deve essere un vino consumato con quelle caratteristiche. Lo sai benissimo, Elisabetta, se li lasci 2 anni ossidano in una maniera pazzesca i rosati, diventano un colore brutto a vedersi, non c'è niente da fare. Il rosato è il vino immediato, meravigliosamente immediato, e io lo trovo molto molto bello, straordinario da questo punto di vista, al contrario di quelli che sono invece alcuni bianchi. Alcuni, buona parte dei bianchi oramai tendono molto all'affinamento. Forse ci sta rimanendo il rosato come vino da consumare giovane. I bianchi hanno bisogno anzi di un anno come minimo di affinamento, sicuramente. Volevo, se possibile, fare una riflessione al di là del contenuto musicale, dell'apporto musicale che posso dare dopo,
perché mi piace molto come sta affrontato l'argomento da Francesco, e mi sono sentito toccato in quello che poi faccio di professione nella vita, a parte mettermi la giacca da musicista. Effettivamente le aziende nascono per vocazione e per passione nel fare un qualche cosa, ma la mission dell'azienda è quella di migliorare la performance, ovvero di vendere di più. Il marketing moderno ci insegna che non si comunica più come una volta, e che se si vuole aumentare il margine e la crescita e il fatturato, bisogna fare alcune operazioni. La prima fra tutte che ci insegnano le grandi aziende è differenziare il messaggio pubblicitario, ovvero sia non è più possibile fare una comunicazione che sia coinvolgente per tutte le persone che abbiamo davanti, ma dobbiamo fare un altro tipo di comunicazione che vada a toccare varie categorie che ci interessano. Questo perché? Perché i mercati di tutte le categorie merceologiche sono saturi, e quindi l'aspetto competitivo tra aziende è molto difficile. Il secondo passo però che si può fare per migliorare la performance è quello di andare a creare prodotti che sono scoperti, ovvero il rosé, per quello che posso capire io di vino, è un segmento nella produzione del vino che non è ancora saturo come offerta da parte delle aziende, per cui c'è grande, da un punto di vista di marketing, c'è grande possibilità di crescita, mentre è più difficile fare la competizione in settori storici più forti, i rossi o le bollicine o altri. Quindi queste scelte spesso nascono dal fatto che comunque il mercato recepisce quello che il consumatore compra, come diceva esattamente Francesco. E alla fine questo vino è giovane e va a interessare un determinato tipo di pubblico che magari non beveva altro tipo di vino prima. Per cui ci sono grandi possibilità di vendita, secondo me, in quel segmento lì. Yeah. Certo. Non so se magari vuole intervenire qualcun altro. Comunque dico che, ecco, faccio solo una piccola osservazione, che è questo, che quando un vino si vende, questo fa bene all'azienda, perché l'azienda ha bisogno veramente di andare avanti anche nella sua ricerca, nella sua produzione. Per cui a un certo punto, ecco, è anche importante fare questo incontro, come si dice, fra domanda e offerta, cioè, perché, oppure in questo caso fra offerta e domanda, nel senso fare in modo che chiaramente chi produce trovi chi va a comprare il vino. E forse non sono d'accordissimo sul fatto che è solo per una persona, con un consumatore nuovo, perché proprio, diciamo, una qualità che può offrire questo vino può essere anche, come dire, un'occasione interessante anche per chi comunque ama il vino, no? E ama scoprire. Poi magari all'interno, ecco, dei vari caratteri che ogni vino rosato ha, magari andrà a cercare quello che è più, diciamo, quello che gli piace di più, ecco. Però è un vino che può veramente, ecco, piacere. Sono d'accordissimo, e poi questo magari, che è un vino che forse può avere una grande emozione, diciamo, se è dannata, no? se è giovane e così via. Anche se anche nella zona qui della Maremma ci sono un paio di aziende che fanno vini per determinate magari anche condizioni, appunto, climatiche e così via, che fanno dei vini che sono apprezzati addirittura anche dopo 5 anni e sono comunque dei vini interessanti, ecco. Per cui però è vero che sono comunque, diciamo, una nicchia, ecco, rispetto alla maggior parte che hanno, che chiaramente che vengono consumati poi giovani, quello sì. Grazie, Marco. Sì, Nicola. Marco, posso fare una domanda? Prego. No, io sarei interessato a sentire sia Francesco che Claudio della Calabria e Sicilia, che ne pensano loro del rosato, e in che, diciamo, in che scala è sulle tipologie di vino che hanno nelle loro terre. Loro hanno una grande tradizione in Calabria. Francesco, ci senti? Francesco non lo vedo più collegato. Vedo Claudio. Claudio ci senti? Sì, io ci sono. Prego, Claudio. Ci sono. Ciao a tutti. Ciao, Claudio. Allora, io intanto mi volevo riallacciare al discorso di Francesco.
è vero che lui è da qualche anno che fa il bottegaio, io anche da qualche anno faccio il venditore e l'ho sempre fatto nel mondo del vino, anche se adesso sono in un altro settore che è quello dei bicchieri. Però dico, il rosato mi ricordo che si vendeva principalmente nella ristorazione, ma si vendeva solo dove c'era la banchettistica, perché era un vino che si utilizzava sia per la carne che per il pesce. Cioè era quello il vino che si veniva a cercare, ma non doveva essere una grande qualità, perché da noi sui rosati non c'è mai stata una grande qualità. Negli ultimi anni devo dire che qualcosa sta cambiando, molte aziende stanno cominciando a fare degli ottimi prodotti, il Francesco lo sa bene, il Mascalese si presta molto bene ad essere un grande rosato. Nella mia zona, che è Messina, adesso c'è una piccola quantità di prodotto che si chiama Nocera, non so se lo conoscete, se qualcuno ha idea, si presta moltissimo a fare un grande rosato. Però sono questi, praticamente adesso si utilizza molto la gradazione 12 gradi, massimo 12,50, cioè avere un colore molto, molto tenue, veramente quasi alla francese. I rosati di un tempo, devo dire che un poco stanno morendo, cioè non sono più richiesti, è questo. Esattamente, esattamente, però c'è ancora molto, molta ostilità da parte del consumatore quando propone il rosato. Chi beve rosso difficilmente si avvicina al rosato. Torno a ripetere, più chi beve bianco si avvicina al rosato che chi beve rosso. Ma chi beve rosso spesso e volentieri è portato a considerare anche il bianco un non vino, quindi figuriamoci, dobbiamo superare veramente un retaggio atavico in tal senso, cioè il vino è rosso, punto. Ed è difficile convincere del contrario. Poi sono d'accordo con te, il Nerello Mascalese è il vitigno che più si presta alla vinificazione in rosato, escono fuori dei prodotti veramente strepitosi, eccellenti, e anche il Nocera. Non a caso lì in zona da te fanno spesso dei blend di Nocera e Nerello, no? Ce n'è uno che mi fa impazzire, esatto, perché si chiama Figlio di NN, è meraviglioso. Conosci, sì, Figlio di NN? Sì, esatto. Come no, certo. Nerello e Nocera, bellissimo, anche solo il nome è troppo divertente. Sì, insomma, sono figli NN. Sono figli del faro, praticamente. Esatto, figli del faro. Mentre invece nel resto della Sicilia il rosato era di difficile produzione, tant'è vero che buona parte del rosato prodotto in giro era torchiato di nero d'Avola. Questo era perfetto. Poi alla fine oppure si presta bene nella zona di Vittoria, il frappato. Il frappato, certamente, certamente. Il frappato anche è perfetto come rosato, sicuramente. Però decisamente in Sicilia non c'è questa tradizione di rosato, come non c'è stata neanche una tradizione del bianco poi alla fine, perché anche quello è nato dopo, è nato quando si è cominciato a non produrre più Marsala. Quando il Marsala non si è prodotto, esatto, più di Marsala, si è cercato di fare qualcosa di diverso del Grillo, del Cadarratto, dell'Insolia. Questa è la realtà. Quindi oggi troviamo dei prodotti vinificati in purezza, ma sono figli di un cambio di mercato. Io torno sempre a quello, ricordiamoci, e sono d'accordo con Ed Paprika, con Alessandro, si chiama Ed, che è il mercato che dirige, fra virgolette, quelle che sono le produzioni, al di là di quella che può essere la passione del produttore. Il produttore è sicuramente uno che ci mette passione, perché uno che mette una vigna e che vede il primo bicchiere di vino dopo 5 anni parte da una passione, questo è fuori discussione, ma poi alla fine deve andare incontro a quelle che sono le esigenze di mercato, le richieste del mercato. Fortunatamente oggi le richieste del mercato del rosato vogliono un rosato di qualità, non sono più quelli che vogliono il rosato da banchettistica, che era il passepartout, no? fra bianco e rosso, dice vabbè, non mettiamo due vini, ne mettiamo uno. Questo era un po' il concetto. Quindi oggi la richiesta è di rosato di qualità, e lo stiamo vedendo, ripeto, io ne ho 40 di referenza a Scaffale. Impensabile fino a, ma non dico 30 anni fa, impensabile fino a 5 anni, quindi è un'evoluzione velocissima, rapidissima, questa del mercato del rosato, ed è interessante perché
perché è una, come dire, è anche una valvola di sfogo per le aziende significative in tal senso, e cominciamo ad avere una produzione che comincia a rendere. Vai Marco, grazie. Sì, c'è Francesco Pingitore collegato adesso, se vuole intervenire lo ascoltiamo volentieri, con un saluto dalla Calabria quantomeno. Ciao, buonasera a tutti. No, ciao, ma io l'ho collegato anche prima, poi mi sono distaccato per delle cose. Saluto il nostro presidente. Ciao Francesco, ma stai già in pigiama? No, questa è una tenuta un po'... No, pigiama. Allora, no, sul fatto dei rosati, devo dire che io c'ho un'azienda che seguo, come quella di Placido, e ha terminato il rosato, ma a differenza di quello che si dice che c'è il rosato come quello di colore francese, per capirci, questo invece è un rosato intenso perché è fatto col nero di Troia. Ma anche se vogliamo parlare dei rosati calabresi, tranne qualcuno, ma quelli di Cirò sono tutti belli, belli rosati che vanno più verso il rosso. E devo dire che io vedo il mercato da noi, che sono quelli che vanno di più, anche se poi ci può essere la tendenza, come abbiamo detto, che poi le tendenze bisogna vedere se proseguono nel tempo, perché magari sarà una moda, ecco. Non il rosato, intendo alcune qualità di rosato, ma è naturale che i rosati, come diceva Fred, bisogna farli con dei vitigni predisposti, come il Gaglioppo in Calabria, o come il Nero di Troia, o come quelli del Salento, che sono, che uno ne dica, ma sono quelli che hanno spopolato più di tutti, ecco. Negramaro. Negramaro, esatto. Ma anche Ippolito l'altra volta, però, produttore storico di Cirò, lo disse chiaramente che aveva cominciato a cambiare il colore e stava facendo un colore molto molto più tenue. Sì, un colore più... sulla pesca, esatto. No, è vero. Però lui è uno di quelli che sta cambiando, però il grosso rimane ancora su quella linea là. Poi bisogna vedere se, come hai detto tu, Frangè, poi sarà il mercato, non decide il produttore. Però io ti dico che il rosato dell'azienda Placido Volpone ha avuto una richiesta che addirittura è terminata e bisogna aspettare la nuova annata. Ed è un rosato fatto col nero di Troia in purezza che è spettacolare. Parlo io che l'ho assaggiato, è ottimo in tutti i sensi, però... Ma la diffusione di Placido Volpone nel resto d'Italia qual è? No. C'è un prodotto locale? No. Quindi ha diffusione locale, nazionale? Sì, nazionale. Fa, per capirci, Placido Volpone è su, sta per arrivare, adesso produce 150.000 bottiglie e in fase di 200.000. Tra il 2021 e il 2022, per capirci, è una bella linea di prodotti, perché oltre il nero di Troia, io non voglio, perché stasera stiamo parlando, perché ho visto che qualcuno giustamente lo dice bene, stiamo parlando di Maremma e mo andiamo a finire in altre situazioni, ecco. No, ma il bello di queste cose è anche far intervenire personaggi diversi di altre regioni per sentire le differenze e per imparare, cioè, perché sì. Secondo me questo serve anche a crescere, perché se si parla di un rosato il confronto è interessante, secondo me. Sì. Ma scusa Frangè, anche i rosati che fa come si chiama Gerardo con Candine del Notaio, sono quei rosati belli pieni, lui li fa con il laianico del Vulture, ecco. Sì, ma figurati, ma io non ho detto che quella deve essere la linea che devono seguire tutti, ben inteso. Sto dicendo che il mercato in linea di massima vuole quel tipo di rosati, e in Maremma i 13 vini che abbiamo visto lì, 9, quanti erano? 11. Erano tutti belli scarichi di colore,
e che fra le altre cose vi posso dire, da un punto di vista della presentazione, dell'immagine, sono eleganti e raffinati, sono meravigliosi questi colori così eleganti, fini, alla fine inducono quasi al consumo. Beh, sai qual è un rosato che a me ha attirato molto, anche come hai detto tu, raffinato? È quello di San Salvador, quello bio di San Salvatore, 1985. Allora, adesso siamo in Camera Caritatis con pochi produttori. Sappiate che quello è bio un anno sì e un anno no, il che la dice lunga sul fatto che le uve le prende sulle anche ad altre parti. Però c'è il marchio bio, mo ci vuole, come abbiamo... No, no, un anno lo mette, un anno no. Attenzione. è una grande azienda. Poi faremo una webinar con lui, col proprietario, che è un personaggio vulcanico, Peppino Pagano. Veramente un personaggio straordinario. Ve lo farò conoscere. Però una cosa che stanno... Lui, come tanti altri, con questo lockdown, ho visto che sono andati a finire nella grande distribuzione. Stanno tutti in grande distribuzione, Francesco. Stanno tutti. Se la grande distribuzione vuole un prodotto, se lo procura, non ha l'esigenza che sia l'azienda direttamente a vendere. Quindi a me non fa più specie, ti dirò, da bottegaio non me la prendo più. Una volta si chiedeva che non avessero il codice a barre. Oggi ce l'abbiamo noi in bottega il lettore di codice a barre, quindi figurati, non fa più testo. Ad esempio, perché io loro ho invitato Paolo Ippolito, perché tra le cantine di Cirò, come da Librandi a tutte quelle grandi e poi arrivare ai piccoli, Ippolito, ma non adesso, già da molti anni, fa proprio due linee, una che va alla grande distribuzione e l'altra che rimane solo alla ristorazione e enoteche. Quindi tu, se vuoi il vino buono di Ippolito, devi andare o al ristorante o all'enoteca. Scusate se intervengo, ho bisogno di ritornare un po' in Maremma, ma soprattutto sulle ricette. Scusami, Francesco, poi magari torniamo alle domande. Scusami, mio fratello aveva alzato la mano, fagli dire un attimo, perché ha alzato la mano prima che ci manda a quel paese. L'ho visto che... Come è collegato tuo fratello? Che già lo vedo tutta la giornata, vederlo pure in webinar la sera. No, ma io l'ho detto io di mettersi in webinar, perché ha fatto delle domande importanti, come la sera. Sì, infatti l'ha spiazzata un attimo, Graziana Grassini. Stefano, se n'è andato, visto? Hai fatto. Vai Marco, quando arriva magari... Lo riprendiamo dopo. Io passerei la parola al toscanista Nicola Locci, che così ci introduce sia gli chef che le ricette. Eccomi qua. Allora, volevo, prima di dare la parola ai chef, che sono... Immaginiamo chi avrà i suoi... Prego, allora, prima di dare la parola ai chef, che sono un po' i protagonisti assieme ai produttori di questa serata, volevo rubarvi un minuto su quello che io penso sia la caratteristica principale di questo vino e che poi va a avviare anche quello che seguirà adesso. Secondo me la grande caratteristica di questo vino è versatile circa gli abbinamenti, circa il cibo. Secondo me la sua sensibilità non sta nel colore, ma sta nell'abbinamento gastronomico, e io non credo che esista vino che ha una armonia gastronomica sia cromatica che gustativa come il rosé. Volevo portare due esempi, no? Per capire. Immaginate il cru rosé con un caviale, cioè io credo che sia l'abbinamento più esclusivo in assoluto, oppure andando sul rurale un rosé maremmano sapido e minerale con un marsolino o una caciottina fresca. Sia a livello cromatico che a livello gustativo io penso che sia proprio un piacere dei sensi in assoluto. E quindi questo fatto che il rosé
non ha, diciamo, la stringenza dei rossi e la grande acidità dei bianchi, fa sì che sia proprio un vino completo circa il cibo, ecco, in una maniera proprio spettacolare, ecco. Per capire come abbiamo ragionato il criterio, no, di queste tre batterie, dovevamo in qualche modo dargli una direzione. Io credo che è stato molto intelligente suddividerli in vitigni. Allora, circa l'aperitivo a Miss Bush, abbiamo giocato sull'armonia e la rotondità. Circa invece il primo, abbiamo giocato sulla territorialità, visto questi vitigni come outsider in qualche maniera del Sangiovese, no? Appunto il Pugnitello e il Grenache Alicante. E circa invece il secondo, abbiamo giocato sul piglio di questo vitigno che è il Sangiovese. A questo punto io la darei la parola a Francesco Carrieri con il suo antipasto e poi andiamo a vedere il perché l'abbiamo abbinato a questa batteria. Prego Francesco. Buonasera a tutti, mi ripresento, sono Francesco Carrieri, l'ex executive chef del boutique hotel Torre di Cala Piccola, sito in Monte Argentario. Saluto tutti, senza far nomi, però vi saluto anche a chi non conosco. Comunque stasera vi faccio i complimenti, è una bella serata molto particolare, dove questi rosati ne fanno da padrona e dove noi chef, io insieme a Emiliano e insieme a Giampiero, abbiamo l'onore in maniera virtuale di fare questa degustazione, piccola degustazione abbinata a questo blocco di vini, come diceva ovviamente Nicola Locci, divisi in tre spaccati per far sì che almeno diamo un'identità ai nostri piatti. Quindi io per stasera ho preparato un antipasto, poi di facciata gli altri diranno i loro piatti. E avevo pensato stasera a fare un piatto un po' particolare, però un piatto comunque storico. Vi dico come l'ho chiamato, è una crocchetta di ribollita con un cuore di ombrina servita su una maionese alla Neto e una salsa agrodolce. Questo è il piatto che vedete nell'immagine. Per quanto riguarda ovviamente la ribollita, che comunque è conosciuta non solo a livello regionale della Toscana, ma a livello nazionale, come ben sapete tutti, la ribollita è una zuppa tipica toscana o minestra, che comunque fatta a base di verdure e pane raffermo, quindi era un piatto povero della cucina toscana. Il suo nome deriva dal fatto che comunque, come tutti sanno, le massaie, le contadine, perché comunque è un piatto povero, un piatto contadino, però molto nutriente, anche se è il cosiddetto piatto magro, anche se all'aspetto non sembrerebbe magro, però dove le massaie cucinavano in grandi quantità, soprattutto il fine settimana. Per poi c'era questa doppia lavorazione ribollita, perché c'erano vari processi di cottura, ci sono varie ricette, poi normale ognuno ha degli inserimenti, poi in base anche a chi cosa avevano nell'orto, però dalla cottura dei fagioli, dall'estatura dei fagioli, alla parte poi vegetale, dove si faceva un fondo fatto di sedano, carote e cipolla, e poi venivano messi di conseguenza della patata, il cavolo nero, per far sì che cominciava a fare questa parte di zuppa. Poi in un secondo momento si lasciava riposare per far sì che si insaporiva, e il giorno dopo riveniva continuata a cuocere, ribollita di nuovo o in forno a legna come una volta si faceva, o ripeteva messa di nuovo in tegame, insieme poi con l'apporto del pane e roba del genere. Io per far sì di ottimizzare, anche vedendo anche il periodo, come riciclo, perché la cucina non è che gli ingredienti li sappiamo usare tutti, però bisogna anche non sprecare, quindi noi siamo di quella leva dove si cerca di recuperare tutto, e anche una ribollita, che già il nome può essere un discorso recupero, io ho inventato questa crocchettina che viene fritta, quindi ecco l'impasto che rimane della ribollita, ho fatto un po' più sodo, dove molte volte sei un po' più morde, con un'aggiunta un po' di pane in più, prendo dei pezzettini di ombrina, che è un pesce comunque molto buono, molto sapido, che si trova nel Mediterraneo e anche nei nostri mari, quindi spilettata, messa nell'interno, poi viene panata, giusto con un po' di pangrattato e un po' di uovo, giusto che fa da elegante, e viene fritta in maniera dorata, quindi molto croccante. Servita con una maionese all'aneto, l'aneto ha una certa persistenza che va un po' con l'equilibrio per quanto riguarda questi rosé, soprattutto il tronco dei rosé, dico che comunque sono stati abbinati al mio piatto, che sono queste aziende che abbiamo, io anche qui le bottiglie, come potete vedere quelle accostate al mio piatto che sono Belguardo, poi abbiamo lo spumante al mar e abbiamo il TM, quello di Toscana. Quindi io ho avuto il vantaggio stasera di assaggiare almeno uno dei vini, intanto ho assaggiato quello del signor Mazzieri Belguardo, che è comunque un ottimo vino, che sia come apertura, ma non è detto
solo per gli antipasti, sono vini, come avete già detto voi, che vanno tranquillamente, possono essere serviti anche con dei primi piatti, anche come ha detto io Continiso con la pizza, concordo con lui, il fatto di sostituire la birra, io che non sono un grande bevitore di birra, preferisco un rosé anche su un piatto un pochino più easy, anche su una caprese, non solo, dove c'è l'aromaticità e basilico. Quindi ho trasformato questa ribollita in questa crocchetta, che è molto simpatica, che può essere, come diceva anche Nicola, un amuse-bouche, quindi una piccola entrata, perché sfatiamo anche il mito che il vino rosé è solo di accoglienza, di antipasto, aperitivo. Invece stasera abbiamo la dimostrazione, anche grazie agli altri chef, dove questi vini sposano bene anche con piatti molto importanti. E fare un wine pairing solo di vini rosé stasera anche è una serata per quanto eccezionale, speriamo che poi si potrà fare veramente, quindi sarebbe molto carina mettere già, noi già in degustazione mettiamo nei nostri menu di degustazione, partiamo sempre con un rosato per cercare di incentivare un po', per poi scendere in base al menu che mettiamo, o carne o pesce. Quindi bella serata, vi ringrazio e passo la palla, cerco di stringere un pochino, ai miei colleghi. Grazie. Allora, diciamo che in questo abbinamento, secondo me, la genialità sta in un fattore molto sottile che non avevo percepito all'inizio, che è quello dell'ombrina. L'ombrina è un pesce che si adatta a varie salinità, no? Nel senso che può stare anche in un'acqua dove c'è molto sale o meno sale, no? E questo mi ricorda un po' il rosato in qualche maniera, no? Che sta tra il bianco e il rosso. Quindi veramente è un uscire un po' dagli schemi. E poi anche la grassezza della crocchetta si sposa perfettamente con la sapidità del rosato, no? E anche l'acuto della speziatura dell'aneto, che l'aneto ha una nota, oltre a essere dolce come l'anice, però anche una nota speziata, e l'abbinamento gastronomico tra rosé e spezie è incredibile, anche perché va bene con la cucina orientale. E per finire ancora la salsa agrodolce, che è perfetta con i rosati, quindi proprio a tutto tondo. Adesso passiamo la parola a Giampiero con l'abbinamento con i, diciamo, autoctoni outsider, con il suo primo piatto, e poi andremo a vedere il perché. Prego Giampiero. Ciao a tutti, buonasera. Intanto vi inquadro io, i vini ce l'ho qui tutti in prima linea, che grazie alla SES e alla Sommelier e insieme a Gabriele, che si sono muniti, insomma, di farceli avere e poter questa sera avere un vino in degustazione almeno. Serata sicuramente fantastica, mi allaccio a quello che diceva Francesco e Nicola. Io, un piccolo ricordo del rosato, sono abruzzese di origine, ma ormai sono al Giro di Boa e Maremma adottato da tantissimi anni, famiglia qui. Però mi ricordo, vado fuori da tutto, da tutti, quando ero ragazzo di rosé si trovava nei pub, si beveva il Lancers, no? Del Portogallo. Quindi questo mi ricollega un po' a quello che diceva Nicola, che la mentalità, bisognava andare un po' in una mentalità anglosassone per trovare un vino, diciamo così, fine, con un pochino di eleganza anche sulla parte cromatica. E poi dopodiché venne fuori Valentini in Abruzzo, che fece un vino di carattere e ci fece capire che, insomma, un rosato poteva avere un'importanza particolare a tavola. E oggi intorno mi trovo in Toscana, dove tanti hanno puntato sul rosato, e mi rendo conto che questo vino sta prendendo piede, ci si può veramente spaziare e abbinare. E mi faceva piacere poi che il nostro piatto, che Nicola, come diceva prima, diciamo che stiamo lavorando in team, ci ha fatto capire anche delle cose, focalizzare delle cose dove noi ci lavoriamo già sotto l'aspetto cromatico. Mi piacerebbe che poi questo lo spiega lui, perché l'ha fatto con la sua maestria, che noi facciamo già di base, però ancora di più quanto è venuta spiccata questo fattore con l'accostamento con l'eleganza del rosé. Io questa sera ho scelto un primo piatto che è una tagliatella all'uovo con una spigola di orbetello e lamelle di bottarga, con vicino un asparago cotto e crudo, quindi ci sono le due densità, le due differenze di sapore, insomma, il crudo che punge un pochino e poi c'è la parte dell'emulsione che è un pochino più dolciastra, e alla fine la parte agrumata messa sopra, che è una scorza di limone. E questo, diciamo, è quello che un po' mi ha ispirato. Mi farebbe piacere che questo lo spiegasse Nicola un pochino il perché, ecco, perché comunque l'abbiamo veramente questi accostamenti fatti insieme con il confronto di tutti.
Eccoci qua. Ecco, questo abbinamento, come dicevamo, gioca molto sul territorio, anche perché insomma l'Alicante ormai è un vitigno che dal 1400-1500 si è impiantato in Maremma, e il Pugnitello, che è una cosa interessantissima. Io l'ho seguito fin da quando quell'enologo di San Felice ha iniziato quella ricerca in Maremma e ha dato via questo vitigno relitto una decina d'anni fa, ecco, e poi hanno iniziato qualche azienda a produrlo, e trovo veramente che sia una cosa interessantissima questo Pugnitello in purezza, in rosato, che non conoscevo assolutamente, e mi ha dato delle grandi emozioni, anche perché sono un grande amante di questo vino. Tornando all'abbinamento, diciamo che qui giochiamo sulla pasta fresca, che è un po', diciamo, il cuore pulsante della Maremma, che è la tagliatella e la bottarga di Orbetello, no? Ecco, a parte la spigola, che è il protagonista, questa carne bianca e il rosato va bene sia con le carni bianche di terra che con le carni bianche di pesce. Ma quello che mi ha colpito, e quando siamo andati un po' a costruire questo abbinamento, è anche qui lo stesso gioco che dicevo prima, il cromatismo e l'aspetto gustativo. Immaginate una bella pasta fresca, appena fatta, porosa, gialla, fatta in casa, abbinata a un rosé, no? Questo come se fosse un quadro, no? Vedere un quadro con questo giallo intenso e questo rosa tenue già dà un'immagine di armonia. Immaginate in bocca la succulenza che si trova, e non solo, anche con la bottarga, che la bottarga ha questa nota principale amara, no? Che è perfetta con il rosato, perché come abbiamo detto le verdure, no? Il rosato si sposa benissimo con le verdure amare, tipo la melanzana e altre verdure che hanno questa nota che ora i chef da qualche anno vanno a cercare, no? Perché 2 o 3 anni che la tendenza dell'amaro viene esaltata, quando prima invece era un difetto. Quindi un grande abbinamento tra questa pasta gialla della pasta fatta in casa, questa grassezza e succulenza, con il rosato e la bottarga di Orbetello, sapidità che richiama la serenità di questi rosati, specialmente quelli di costa, e l'asparago, che di nuovo è una verdura metallica, no? Quindi anche qui abbiamo vari tipi di abbinamento: contrasto, uguaglianza, cromatismo e gustativo. Adesso passiamo la parola a Emiliano Lombardelli. Scusami Nicola, prima di passare la parola a Emiliano, ti volevo ringraziare particolarmente per il modo in cui riesci veramente a trasmettere sempre quello che noi poi mettiamo nel piatto, ma più che altro proprio la sottigliezza di quello che ci ha permesso di appagare, cosa che cerchiamo di fare sempre, ma ancora di più ora, la parte cromatica che ci hai fatto notare, per dire, ma questo rilacciando anche al discorso l'altra volta del team, quando si parlava di come si fa il rispetto di fronte a uno chef, confrontandoci, uno fa presto a riconoscere poi dove agganciarsi, per dire, lo chef Emiliano mi ha consigliato la parte agrumata, per dire, Nicola mi ha fatto scoprire la parte cromatica, Francesco mi ha fatto scoprire il fatto della tagliatella, insomma, quindi ecco, è stata veramente, quindi vi ringrazio particolarmente, assolutamente. Prego, un piacere. Scusami. Prego Emiliano Lombardelli. Ma buonasera a tutti, Emiliano Lombardelli, da Madama Restaurant al Gintario Golf Resort. Nicola mi conosce bene. Allora, io ho voluto giocare per questa puntata, diciamo, molto particolare, perché difficilmente si parla dei rosati, quindi averne così tanti in Maremma, e devo dire anche di una qualità importante, io ho voluto giocare sull'eleganza. Mi sono fatto una domanda, ma proprio mentre, diciamo, seguivo anche un po' tutta la, diciamo, la diretta. Allora, nella maggior parte dei casi, sia nei bianchi che nei rossi, la bottiglia ha un colore molto intenso, quindi non ti fa riconoscere bene il colore del vino. Invece in tutti i rosati che mi sono arrivati, si nota proprio l'eleganza di questo vino, perché la bottiglia è trasparente, proprio secondo me, per valorizzare quello che è l'eleganza del vino. Quindi io ho voluto giocare proprio sul cromatismo, sul colore, con questo piatto, che è una spigola cotta nel sale agli agrumi, su 2 consistenze di topinambur, una cremosa, morbida, e una croccante, che è una chips, della barbabietola che richiama un po' la terra in questo piatto, anche se di pesce, e poi una crema di mais che
c'ha questo bellissimo cromatismo di colore con un bicchiere di vino vicino, secondo me è veramente fantastico. Quindi cuocio la spigola nella maniera tradizionale, solo che invece che cuocerla intera, perché comunque secondo me una spigola cotta intera non può avere la stessa cottura, perché diciamo lo spessore che ha da mezzo busto fino alla coda e poi da mezzo busto fino alla testa è completamente diverso. Quindi io la divido in tronchetti e ogni tronchetto viene cotto in sonda in una piccola crosta di sale, un letto di sale agrumato, e quindi ho una cottura perfetta. E il topinambur, per rendere proprio omaggio a questi rosati di Sangiovese, l'ho voluta fare molto semplice. La crema di topinambur non è altro che topinambur bollito, tolta la parte della pelle, con la polpa. La polpa viene emulsionata solo con filo di extravergine di oliva e toscana, chiaramente maremmano, e un pochino di sale. La pelle viene essiccata e poi fatta chips. La crema di mais è molto semplice, perché del mais cotto con un pochino di scalogno e della crema di latte. E la barbabietola non è altro che bollita e poi bruschettata in padella. Quindi ho voluto dare soprattutto un cromatismo e valorizzare i colori bellissimi di questo vino. Ecco qua. Allora, io innanzitutto ho dato solo degli spunti agli chef e volevo fargli i miei complimenti, perché non è facile in questi casi, dove c'è anche una platea di professionisti come questa sera, uscire dai schemi e uscire dal cerchio. Nel senso, io questa sera non ho sentito parlare di tonno, non ho sentito parlare di spada, non ho sentito parlare di salmone, che in genere sono i cibi che si abbinano ai rosati. Loro sono usciti da schemi addirittura con la spigola e con l'ombrina. E questo io veramente volevo fargli i miei complimenti, perché hanno portato un po' la direzione da un'altra parte, no? Come se fossero andati su un altro pianeta. L'abbinamento di Emiliano, partendo dalla cottura, appunto spigola cotta nel sale e agli agrumi, e qui mi riporta subito al Mediterraneo, no? Ecco, mi riporta al Mediterraneo e a questa grande salinità che questa sera, che è la cosa che mi ha colpito più di tutti in assoluto nei vini, nel senso, a volte era come leccare la pelle quando siamo usciti da un bagno al mare d'estate, no? Cioè proprio una grande salinità che io penso che è difficile trovare in altri rosati. Mi ha stupito proprio. E io conosco questi vini fin dalla prima uscita e posso dire che li ho seguiti sia nel percorso medio che nel percorso primario che nel percorso attuale. E quindi ho visto anche una grandissima evoluzione. L'abbinamento di Emiliano, ecco, anche qui ritorniamo al discorso della pasta fresca e il rosato, no? Immaginate una crema di mais con un rosato, no? Come questa crema gialla, intensa, no? Con il rosato, in bocca è un'esplosione di salivazione e succulenza. La spigola bianca, elegante, che si sposa con l'eleganza del vino, in qualche maniera, e anche, diciamo che anche se è elegante, la spigola ha una sua grassezza, no? Ecco, che viene stemperata dall'asciutto del rosato, ecco. E poi ritorniamo all'amaro con il topinambur e la barbabietola. Qui addirittura abbiamo due elementi amari, la barbabietola e il topinambur, che come diceva Emiliano ricordano questa terrosità, no? E allora è come se ci fossero due forze, una forza terrestre, che è quella delle radici, no? Che stanno sotto, e una forza invece che va in alto, no? Che lievita, che è quella dell'uva. Quindi c'è un incontro addirittura tra due forze, e secondo me è un aspetto molto interessante, no? Come gravitazionale e ascendente, no? Come due forze che si incontrano, un grande contrasto. E quindi anche questo lo trovo veramente un abbinamento perfetto, ecco. Diciamo che questo era un po' il nostro percorso che abbiamo fatto con i piatti a queste tre batterie, e anche ci sono stati consegnati a breve, e quindi abbiamo lavorato fitto fitto, perché con via del Covid, insomma, consegne e tempi inarrivati, però siamo estremamente soddisfatti di questo lavoro che abbiamo fatto.
Nicola, grazie a tutti voi, anche perché oltre a riportare il discorso in Maremma, avete anche animato la chat, che è piena di complimenti per gli chef, per le ricette e per i vostri interventi. Prima di passare la parola a Stefano Continisio, che l'aveva richiesta prima del vostro intervento, mi piaceva spendere due parole di ringraziamento per Elisabetta Ciccariglia, per l'associazione Rose Maris e per tutte le aziende che ne fanno parte, perché avevamo chiesto di omaggiare gli ospiti, visto che non facevamo in tempo a consegnare i vini nel modo canonico che contraddistingue il vino in poltrona, di consegnare almeno qualche bottiglia al Stefano. Però, se puoi aspettare ad aprire il microfono, perché con il televisore acceso è un problema. Grazie. E dicevo, si sono superati perché avevamo suggerito due o tre bottiglie a testa, invece so che ve ne hanno consegnate non solo gli chef, ma tutti gli ospiti, per omaggiarvi anche della disponibilità, 11 bottiglie a testa. Quindi un sentito grazie dal Vino in Poltrona, dalla Scuola Europea Sommelier e da me personalmente a Elisabetta e all'associazione Rose Maris. Stefano, prego. No, vabbè, diciamo che il Buonasera, momento scusami. è passato, era in quel momento della discussione, ma non è un problema. Me ne approfitto solo per ringraziare tutti e per fare i complimenti agli chef che sono stati veramente, hanno realizzato questi piatti che sono veramente bellissimi cromaticamente da vedere e quindi vi ringrazio per questa bella webinar. Non è un problema, l'intervento era in un momento che è passato. Allora, Grazie, grazie a tutti, Stefano, me lo grazie. segno, il prossimo lunedì c'hai l'intervento Tranquillo, garantito. tranquillo, grazie, non ti preoccupare. Ciao, ciao. Grazie, ciao, buona Ciao. serata. Bene, non so se c'è qualcuno che vuole intervenire, magari Elisabetta, non so se c'è qualcuna delle aziende. Allora, io giusto, cioè volevo proprio ringraziare, ma veramente di cuore, diciamo, i tre chef perché hanno fatto veramente delle preparazioni, diciamo, straordinarie. E tra l'altro, l'abbiamo tutti detto che non appena appunto si riaprirà, sarà possibile, insomma, organizzeremo perché veramente, ecco, c'è proprio un grande desiderio a questo punto poi proprio di provare, dal vivo questi piatti. E un grandissimo grazie a Nicola Locci perché è stato veramente un poeta come sempre e ha saputo veramente poi completare questo, diciamo così, queste cose che noi abbiamo semplicemente visto, ma veramente. E poi volevo anche semplicemente dire questo, volevo ringraziare tutti perché comunque è vero che i professionisti, come dice sempre anche il presidente Cortinisio, sono fondamentali in tutto questo. Cioè, è chiaro che diciamo, gli appassionati di vino e wine lover sono, però i professionisti poi permettono effettivamente di condurre proprio in questo gioco di emozioni e stasera proprio c'è stato un esempio. E, come interventi c'era Claudio Sabatucci che voleva intervenire dell'azienda Casavic. Sì, si può aprire il microfono, Claudio. Posso? No, quello che diciamo a parte adesso i piatti, vabbè, bellissimi. Sono rimasto un pochino indietro sul concetto che il vino rosa dovrebbe essere, se l'ho sentito dire parecchio, una cosa a metà fra il vino bianco e il vino rosso. Per me non è assolutamente così, ma non solo per me, perché se andiamo a vedere i vini della Provenza, per esempio, devo dire, a parte qualche eccezione, quasi tutti i rosati della Provenza sono estremamente leggeri e come anche, come dire, com'era la volontà almeno nostra nel fare il nostro vino, è quello di fare un vino che arriva prima dei bianchi, ovvero che fa dell'acidità, della freschezza, della grande facilità di beva, la caratteristica principale. Al di fuori, diciamo, io non, perlomeno io non ho mai pensato così. Io sono stato per tanti anni un bevitore di vini provenzali e devo dire che anche tra quelli non ho visto raramente, diciamo, la volontà di fare un qualche tipo di versione, diciamo, intermedia o alleggerita di un vino rosso. Sono vini che ancora oggi, secondo me, noi ci siamo tanto, ci lavoriamo tanto perché secondo me ancora oggi, devo dire, io non sono soddisfatto del mio rosé, nel senso che comunque cerco sempre la personalità del vino, cerco sempre di capire perché io dovrei andare a bere quel vino. Questo
fa sì che il vino debba avere un suo carattere. Nel nostro caso, ma io qualche vino dei miei colleghi l'ho bevuto e penso che anche per qualcun altro valga questo. Trovare la personalità significa, in una terra come questa della Maremma, dove i bianchi sono piuttosto importanti, quasi tutti, trovare appunto uno spiraglio, come dire, dalla parte di là, non tra il bianco e il rosso, ma prima del vino bianco, per avere poi questi vini che si abbinano bene, per esempio alle marinature, ai piatti dove c'è sempre una nota, parecchi piatti di pesce dove c'è sempre una nota piuttosto acida, data da buccia di limone o comunque l'uso di agrumi nella preparazione. Questo mi premeva perché l'ho sentito dire tanto e devo dire non sono d'accordo su questa cosa, anche se in realtà da noi specialmente in Italia si è pensato spesso che era questo, ma spero bene che non sia più così, insomma, ecco. No, io mi spiego, intendevo la versatilità, cioè intendevo intendevo la versatilità, cioè una volta erano considerati una via di mezzo tra il bianco e il rosso, oggi elogiavo la loro versatilità come l'ombrina, sì, è vero, questo è vero, come l'ombrina che sta sia nell'acqua dolce che sta nell'acqua salata rispetto all'aspetto gastronomico. Prego. Ma io ho finito. Sì, se non ci sono, Elisabetta, ci sono altre domande, altri interventi? No, credo di no. Ecco, l'unica cosa che appunto mi sentivo giusto le ultime due cose che volevo dire, ecco, magari per appunto per gli appassionati che sono presenti, che effettivamente è estremamente importante proprio anche tutto quello che riguarda anche la conservazione di questi vini, perché sono dei vini comunque molto delicati, per cui è molto importante, e anche le temperature di servizio, ecco, sono tutte cose che chiaramente anche noi come Scuola Europea Sommelier, diciamo, cerchiamo poi di mettere in evidenza, perché comunque a volte, ecco, magari un rosato conservato male poi può perdere effettivamente quel carattere, ecco. Bene, a questo punto passerei la parola al nostro musicologo che si collega finalmente da Memphis, Ed Paprika. Microfono. Ci siamo? Eccoci. Mi sentite? Siamo rimasti un po' a corto di vino, eh? C'è stata una festa alla Casa Bianca in questi giorni, abbiamo dato fondo alle scorte. Ascolta, allora, la selezione di questa sera prevede tre pezzettini molto interessanti. Per cominciare, siamo all'inizio degli anni 60, il gruppo si chiama The Drifters e escono con un brano che si intitola Under the Boardwalk. La particolarità di questo brano è che è considerato il seguito di una canzone di due anni prima che raccontava la storia di una coppia di giovani innamorati che per sfuggire ad occhi indiscreti alle famiglie si vedono segretamente sul tetto di una casa. Il problema è che poi arriva l'estate e il caldo rende il bitume sopra il tetto della casa insopportabile, pertanto nella seconda canzone la coppia si sposta in riva al mare, per l'esattezza sotto quei pontili che si vedono nei film americani che vanno a finire in mezzo al mare, no? Il pezzo è molto carino e c'è una citazione ai profumi della cucina a un certo punto della canzone, dove questo ragazzo dice: ti porterò con me sulla coperta sotto questa passeggiata al mare, dove si sente bene l'odore del ristorante e ti viene voglia di mangiare le patatine e gli hot dog. 1964, Under the Boardwalk, The Drifters. Ovviamente poi metto i link nella chat, così chi vuole se li va a ascoltare. Il secondo brano è uno dei miei preferiti, è del 1977, l'autore e artista si chiama Billy Joel. Il titolo è Scenes from an Italian Restaurant, ovvero scene, racconti da un ristorante italiano. È la storia, è uno di quei pezzi fatti come si facevano una volta, dura quasi 10 minuti, è diviso in 4 sezioni ritmiche differenti, dove la musica aiuta a immaginare quello che il testo racconta, aiuta a far viaggiare la mente e a calarsi all'interno della storia che viene raccontata in questa canzone. È la storia di anche questa, di una coppia di giovani studenti del college che si innamorano,
sono la coppia più bella a tutti i balli di fine anno e decidono di scappare, sposarsi contro il parere di tutti e affrontare la vita insieme. Se non che poi finiscono i soldi, finisce l'amore e alla fine si divorziano. Però il film inizia con la canzone inizia con una frase molto bella che dice: una bottiglia di rosso, una bottiglia di bianco, di qualsiasi umore tu sarai, potremo ritrovarci sempre nel nostro ristorante preferito. La canzone inizia così e finisce così. Il ristorante nel quale è stato scritto il pezzo e che ha ispirato la canzone di Billy Joel si chiama per l'appunto Fontana di Trevi e è situato dirimpetto alla famosa Carnegie Hall di New York, dove lui in quel periodo era in tournée. L'ultimo pezzo invece che ho selezionato per stasera risale al 1936. Si trova ed è stato scritto per la colonna sonora di un film, per esattezza il quinto film di una coppia storica e mitica del cinema hollywoodiano. Il film è una commedia musicale, si intitola Follow the Fleet, in Italia è uscito con il nome Seguendo la Flotta. La coppia a cui mi riferisco si chiama Fred Astaire e Ginger Rogers. Esattamente. Lui è un marinaio e quindi ogni porto una donna, lei è una cameriera che sogna di fare la ballerina o comunque l'attrice, l'artista, e a un certo punto del film c'è questa scena dove i due si ritrovano e si fanno questa sorta di dichiarazione. È molto carino perché lui dice a lei: io come Romeo nella mia vita ho avuto molte Giuliette ma non hanno significato niente, e lei gli risponde: io come Giulietta ho avuto molti Romeo ma non hanno significato nulla. Pertanto si fanno questa promessa. Il titolo della canzone è una forma idiomatica che non è traducibile, anche se fa sorridere. Si intitola I'm putting all my eggs in one basket, ovvero metto tutte le mie uova in un paniere, in una scodella, e se lo promettono tutti e due. Il film, come ripeto, è uscito nel 1936, la canzone è stata interpretata anche da Ella Fitzgerald e Louis Armstrong, piuttosto che B.B. King e Diana Shore. È una delle canzoni più suonate e interpretate nella storia della musica. In questo caso vi metto sia il link della versione di Louis Armstrong, sia il link, per chi se lo vuole vedere, della scena del film dove Fred Astaire e Ginger Rogers ballano su questo brano. Bellissimo. Questa sera è tutto da Memphis. Grazie Ed, vedevo Francesco Continisio annuire di continuo, quindi credo che anche stasera abbia gradito e ricordato, mi sembrava, anche dallo sguardo. Moltissimo. Non conosco il primo pezzo, Under the Water World, ma quello di Billy Joel sì, e poi vabbè, Fred Astaire e Ginger Rogers fanno parte della filmografia internazionale che nessuno di noi può aver perso, quindi veramente... Esatto. Era uno spettacolo vederle, ma era uno spettacolo quel tipo di rappresentazione cinematografica, devo dire, veramente fantastico. Francesco, stasera abbiamo collegato, a proposito di musica, anche una conoscenza sia della Scuola Europea Sommelier che ovviamente del progetto Rose Maris e del sottoscritto, perché spesso accompagna gli eventi che facciamo qua in Maremma e fuori dalla Maremma, a promozione della Maremma. Mi riferisco ovviamente al maestro Giovanni Lanzini, lo salutiamo e lo invitiamo anche a partecipare attivamente, visto che ci ha seguito per tutta la serata. Giovanni, ci senti? Sì, vi sento, buonasera a tutti e grazie di questa bellissima presentazione. Innanzitutto, oltre a fare un saluto, un complimento a te Marco, per, come al solito, ottimo mattatore, padroni di casa, e Elisabetta, Giulio e tutti gli altri che conosco, e ovviamente cosa dire, io ecco, molto umilmente non mi definisco un intenditore di vini, anche se il festival, il mio festival che si chiama Music and Wine, quest'anno è arrivato alla 31ª edizione, diciamo ha sempre fatto questo, ha sempre giocato su questo binomio, sulla musica di qualità, non solo classica, e anche sui grandi vini. Infatti molti di questi vini che sono stati presentati
ho avuto l'onore e il piacere, grazie a Rosemaris, di assaggiarli. Come dicevi te, Marco, io, la mia associazione, l'Associazione Amici del Quartetto, da anni, di alcuni anni, collabora sia con Rosemaris, e quindi con l'amica Elisabetta Ciccariglia, che con la Scuola Europea Sommelier, tramite Giulio Marconi, tramite Mirella Tirabassi ed altri amici che ho visto qua in chat, che saluto tutti. E naturalmente, quindi, anche se io non sono un grande intenditore di vini, mio malgrado mi sono sempre trovato nel mezzo ai grandi vini, e per me è stata una grande, una grande soddisfazione. E approfitto per dirvi che quest'anno, purtroppo, almeno per adesso, Music & Wine si farà, ma si farà solo in streaming, perché chiaramente, stante questo DPCM, ancora purtroppo non riapre i teatri, non riapre le sale da concerto, vabbè. Mi fermo qui, non voglio fare polemica, anche perché è una serata dedicata alle cose belle, quindi noi ci saremo lo stesso, ma ci saremo in streaming. Però con l'amica Elisabetta Ceccariglia faremo una cosa, naturalmente con Elisabetta, Rosemaris e anche con i produttori, che poi ovviamente sono loro l'anima di tutto. In occasione di ogni streaming verranno presentati dei vini. Verranno presentati brevemente i vini, verranno messi link, e quindi chiaramente, anche se in modo, come si dice, virtuale, ci sarà questa, sarà proseguita questa tradizione degli assaggi. Poi speriamo nella prossima estate che le cose migliorino, e quindi di ritornare a fare gli assaggi, quelli veri, sia appunto con Rosemaris, ma anche con gli amici la Scuola Europea Sommelier, con i quali poi siamo andati in giro un po' per la provincia. E quindi grazie a tutti, poi vi faremo sapere la prima, ecco, ci tenevo a dirvelo a tutti per chi è interessato. Il primo streaming sarà domenica 24 gennaio alle ore 18:30, poi daremo tutti i link ovviamente per collegarsi. E quindi grazie al vino, grazie ai grandi vini e grazie alla grande musica, che cerco, insomma, indegnamente da tanti anni di portare anche nella nostra città e nella nostra provincia. Grazie a te, Marco, per avermi invitato a fare un saluto, e ancora complimenti a tutti. Doveroso, grazie a te, Giovanni. Poi, se ci vai a avere link, provvederemo anche a divulgarli attraverso i nostri canali. Assolutamente, con grande piacere, con grande piacere. A questo punto, non so, vedo che non ci sono richieste, io passerei la parola al vero padrone di casa, Giovanni, che è Francesco Continisio, insieme a Mirella Tirabassi. Prego, Francesco. Grazie, ma i padroni di casa siamo tutti noi, che partecipiamo a questi incontri, quindi non sono un padrone di casa. Mi fa piacere partecipare, mi avete visto, oramai sono presenza fissa, ci sono. E mi fa veramente un grande piacere. Voglio ringraziare gli chef ci stanno mettendo veramente una passione straordinaria nel proporre dei piatti che sono veramente abbinabili, devo dire, con grandissima competenza e professionalità. Bellissimi piatti, meravigliosi, mi fa sempre piacere sentirli, mi fa sempre piacere vederli, mi farebbe ancora più piacere assaggiarli, ma se ne parlerà, insomma, ovviamente ci sarà, non mancherà occasione. Grazie a tutti, veramente, come sempre, bella esperienza. Perdonatemi qualche spunto leggermente, come dire, non polemico, ma di puntualizzazione su quelle che sono delle caratteristiche dei rosati, ma io li vivo tutti i giorni, quindi mi permetto di dirlo con un pizzico di esperienza in tal senso. Bellissima serata, grazie a tutti. Grazie Francesco, grazie a tutti, buona serata, a lunedì prossimo.
Grazie a tutti, veramente. Ciao, buonanotte a tutti. Buonanotte, arrivederci, buona serata. Buonanotte, grazie. Ciao, buonanotte, grazie a tutti. Buonanotte. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Hey, Vini, ricordati Vini. No, te l'oliveto ti porto.